contro quota 190. A questo punto quindi dobbiamo soltanto vedere la partita e ci vediamo dopo.
sono con Giacomo della Buona Corsese. Giacomo, per favore, abbassati sì, un pochino. Sì, hai ragione, così grazie metto mille. In posizione supina. Okay. Perfetto, oggi avete vinto, sì, 7-3. Sì, 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 oggi... prego, no, prego, continuo. Con questa vittoria siete passati in semifinale. Che cosa ne pensi della partita di oggi? Allora, oggi non mi era piaciuta la partenza, infatti stavamo 2-0 per loro, sembravamo morti nel campo. Poi, non lo so, è scoccata la scintilla e finalmente siamo risvegliati. Bella partita, mi spiace per i tanti infortunati, Dario che si è, non so, che si è fatto, speriamo niente di grave, Ciccio mi sembra un po' pure, vabbè, comunque, speriamo bene. Ho sentito comunque che stavi parlando con Dario poco fa, sì, sì, notizia? Sì, ancora sono in attesa di essere visti, non lo so, che, come... va, speriamo niente di grave. Vabbè, dai. Probabilmente una piccola cicatrice, sì, però... sì, però si ricordava la partita con onore. Esattamente, un 7-3 sì, sì. Meridiano. Bello, bello, sì, sì. Come ti sono sembrati i giocatori della squadra avversaria? Era una bella squadra, noi però eravamo più grindosi, quindi siamo stati superiori, infatti il risultato ha parlato chiaro, niente altro da dire. Ma tu la partita scorsa, quindi l'andata non c'era. Ero sì, in viaggio ludico, diciamo, e si è visto, no, sto scherzando. Sì, ero fuori, però da Parigi sentivo la telecronaca minuto per minuto, meglio di Bruno Pizzo, come si dice. Tu è stata meravigliosa. Sì, sì, no, seguivo la partita in maniera proprio costante, sì, non mi mancava neanche l'azione. Ero qua. Perfetto, ringrazio una, cugino, ringraziamo tutti. Una domanda sulla giù, una domanda sulla semifinale. Sì, ora ci arriviamo un attimo. Sulla semifinale, che cosa pensi? C'è qualche squadra che secondo c'è te c'è una nostra importante? No, c'è la nostra grande avversaria di quest'anno che si rivela, il Real Ateneo. Siamo alla quarta partita, credo, stagionale contro e si preannuncia due belle sfide. Speriamo di poterle affrontare soprattutto mentalmente, come sappiamo, perché se giochiamo mentalmente carichi, secondo me si devono preoccupare di noi. Poi il campo ha parlato, nel senso che abbiamo perso 2-3, però sempre con risultati abbastanza aperti, quindi ce la giochiamo con tutti, non ci spaventiamo di nessuno, assolutamente, anche se sono i vice campioni in carica. Quindi per la finale tu? Noi ci proviamo, ci proveremo, io non sono Scaramanti, come sa il buon Peppe Marino, che oggi non c'è, speriamo sempre nella sua infatti assenza. Infatti hanno vinto. Mi raccomando, Peppe, rimani sempre bello a casa, c'è Super Sabatino che ci Peppe porta Marino fattura. A casa! La, 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 la. Marino, ti vogliamo bene, però va bene, ci ragazzi, da casa. Vi posso dire una cosa, sì. Guardate che mancano due gol. Oggi ho fatto io le riprese, no, mi dispiace. Gesù Gesù sono i miei. Vabbè, ma non lo ricordo. Ragazzi, mi dispiace. Tabellino, uno lo potete mettere anziché GM. Certo, vuole falsificato un gol perché non segna mai, lo vuole fatto fare. Ma poverino, un cambio di nome. Va bene, comunque, dato che tu comunque hai fatto 4 gol, chiedo a loro. Vai. Ragazzi, secondo me qual è stato il gol più bello? Chi non vuole fare la domanda? No, poverino, lei prima mi ha detto che non vuole parlare. Chi il gol più bello? Sì. Aspettata di testa, quello che farà lui in finale. Giacomo viene davanti, mi raccomando. Comunque, aspettata di testa, questo deve essere. Sì, è stato il gol più bello, sicuramente. Però ora il problema è che il nostro mister si gasa troppo. Ora vuole giocare tutte le partite. Sarà no, un il problema. Mister è umile, però, il mister grazie è umile, ai nostri tifosi. Come non voleva parlare. Il mister è stato bravissimo. Vorrei dire soltanto una cosa. Qua mister Florio sarà d'accordo con me. Praticamente il mister non ascolta nessuno dalla panchina, c'è solo una persona che ascolta che è la signorina Claudia Belardi dalla panchina! Con tanto di caldo! Dalla tribuna! Stai parlando! Giacomo, tranquillo, calmati! Giacomo, si è calmato, in 2 secondi! Rispetto! Grandioso, si merita anche lei i complimenti. Grazie. Vabbè, tu vuoi dire qualcosa sulla partita? Ti è piaciuta? Sì, tantissimo, hanno fatto tanto e lei l'ha mossa forte, l'ha vista anche lei, l'ha mossa dato bene. Comunque, bravi ragazzi, forse buona accostata. Va bene, grazie mille ragazzi, per oggi è tutto, ciao.